Ritorna ad Enna dopo 21 anni il premio dedicato al compositore ennese Francesco Paolo Neglia. Dal 17 al 20 luglio il Teatro Garibaldi sarà la location dove si esibiranno 45 tra pianisti e cantanti lirici provenienti da tutto il mondo che saranno giudicati da giurie di alta qualità. Accanto alle prove del concorso che saranno aperte al pubblico, anche appuntamenti serali con concerti musicali. Una svolta artistica quella in atto recentemente ad Enna dopo numerosi anni di oblio, malgrado ingenti investimenti in ambito culturale. La reintroduzione del premio Neglia, per ciò che è rappresentato in passato, potrebbe essere un segnale di svolta nell'ottica di una vera e variegata crescita culturale. È veramente una grande gioia per me, che ho partecipato alla 28ª edizione, essere stato chiamato a dirigere questa 33ª edizione del concorso Francesco Paolo Neglia, che appunto dopo 21 anni di sospensione ritorna in città. È un concorso che è sempre stato davvero un punto di riferimento per tanti giovani pianisti e tanti giovani cantanti lirici. La matrice di questa nuova, chiamiamola nuova edizione, rispecchia quasi esattamente quello che sempre è stato per le precedenti edizioni. Il bando è stato praticamente quasi ricopiato dalle edizioni precedenti. L'articolazione delle prove è la stessa, ovvero per le due sezioni, prova eliminatoria, prova semifinale e finale. Piccoli aggiustamenti nel repertorio richiesto, ma questo per far sì che questa edizione fosse veramente in sintonia con quello che sono attualmente i programmi richiesti dai concorsi internazionali che si svolgono sia sul nostro territorio che all'estero. Di rilievo alle due giurie, composte appunto da cinque musicisti ciascuna, la presidente della sezione cantanti sarà il mezzosoprano Manuela Custa, mentre quella dei pianisti, la grande docente Nora Doallo. Ho voluto appunto nominare due giurie di prestigio, e nessuno me ne voglia, però composte soprattutto da grandi personalità che vivono la loro professionalità al di fuori della nostra terra, ma questo per una ragione proprio di massima trasparenza, massima correttezza e soprattutto per dare il tono internazionale che il concorso è giusto avesse.